Ok, allora buonasera a tutti, buonasera ovviamente a Liven e a Jeff, che è un grandissimo onore avervi con noi per questa bellissima esperienza di questi meeting che stiamo facendo con EFT Italia, accompagnando la nostra comunità nella fase 1 di questa pandemia qua in Italia. E Jeff e Liven, adesso vi presento Irene, Here I am. che vi tradurrà in inglese le mie parole e poi le vostre. Okay, good evening to everyone and especially to Levin and Jeff. And it's an honor to have you with us in for this fourth meeting done with the EFT community, Italian EFT community. With which we have accompanied our community throughout the what we can call the stage one of the emergency here in Italy. And for Jeff and Levin, the translator will be translating obviously my words into English and your words into Italian for us. Ok, e ora vorrei presentarvi proprio Liven e Jeff, mi unisco ovviamente alla felicità di Andrea, in quanto Liven è stato mio mentore fin dall'inizio del percorso e in un secondo momento anche mentore di Andrea, quindi siamo entrambi molto, molto legati e molto felici del fatto che sia qua oggi. E Liven è trainer e supervisore terapeuta certificato, ovviamente, nonché il fondatore e presidente della comunità belga. Ha contribuito a portare l'EFT in Italia, dove sta appunto, ha fatto l'excelship, sta ancora facendo i core skill con noi, in Iran, insieme a Kiriaki, in Irlanda, in Polonia, in molti, molti altri paesi. Si occupa di famiglie, di coppie da penso circa 40 anni. Ed è stato anche presidente dell'Associazione Belga per le Relazioni e per la Terapia Familiare. Irene, vuoi che mi fermo e poi presento Come se vuoi Jeff? anche fare Jeff, fatto come Ok, preferisci, per me va bene. ok, ok. E Jeff, invece, anche lui è supervisore, terapeuta certificato in EFT. Ed è specializzato proprio nel lavorare con le coppie violente. Quindi assieme a Liven hanno appunto scritto vari articoli, è uscito anche un libro rispetto a questo e è veramente mo molto molto qualificato, esatto, ecco il libro. Ed è veramente anche lui molto, molto qualificato e specializzato nel lavorare proprio con questo tema. Però avremo modo poi di sentirlo direttamente da loro. Well, let me introduce Jeff and Levin. And first of all, I agree with Andrea. I'm very happy to have you here, and it's an honor to listen from you. And Levin has been my mentor since the very beginning of my EFT path, and then he also became a mentor for Andrea. So we have a special bond, and we're very happy to have him here today with us. And he's a supervisor and certified trainer, as well as the founder and president of the Belgian EFT community. And he has given a huge contribution for EFT in Italy, where he has done an externship and will be finishing the core skill training in some months, we hope. He brought EFT to Iran with Kiriaki, Ireland, Poland, and many other countries. And he's been dealing with families and couples for, I would say, 40 years now. And he is the president of the Belgium Association for Relationships and Couple Therapies. And Jeff is an EFT certified supervisor.
supervisor and therapist, and he's been specializing in violent couples, and he's written many articles about that with Levin, and also a book which has been shown, and he is therefore very qualified for this topic, and we will hear about that from them. Bene, bene, allora benvenuti a tutte e due, Levin e Jeff, e iniziamo con una domanda molto molto comune. Come state vivendo questo momento così particolare della nostra vita, questo momento rispetto alla pandemia? Come lo state vivendo come persone? Welcome, Levin and Jeff, and I would like to start with a very, I would say, ordinary question right now, that is how you are experiencing this particular moment of pandemic. Right. But I will first do something else. Primo di rispondere, Andrea, voglio un grande applauso per Giulia, che è il nuovo trainer in EFT. Oh. Ok, grazie. Un applauso silenzioso, ma vi vedo tutti. Grazie. Allora, thank you, Levin. You're welcome. It's like a parent who were out to grow up, and so it's a joy to see that. Yeah, it's a little bit to let you go, but it is a joy. Thank you. Shall I? Yes, please. Okay. L'italiano non lo ritraduco, che si capiva benissimo. È un po' come quando un genitore è al contempo un po' triste per i traguardi dei figli perché si allontanano, ma allo stesso tempo felicissimo e molto orgoglioso di vedere che il figlio ha fatto qualcosa di bello. About your question, Andrea, how are we doing in these times? Belgium, we're at home. We work from home. There's no teaching unless there's teaching online. There's no face-to-face conversation. Tomorrow there will be a little letting go, so factories can start again. But I'm, for instance, not allowed to see my grandchildren or my children, you know, just that, which is... siamo a casa. Ovviamente qua in Belgio lavoriamo da casa, la parte di insegnamento, le docenze possono avvenire solo online, quindi tutto ciò che non è online non può avvenire. Da domani, diciamo, si allenta un po' la situazione, quindi per esempio le fabbriche possono riaprire, però comunque io per adesso non posso vedere né i miei figli né le mie figlie né i miei nipoti. Concerning the topic that we will speak today, we are working on a text to try to send it to the newspaper, because in the newspapers there's sounds that go for this situation must be terrible for violence in the family and everybody's confined and danger, and where are the perpetrators and the victims, and is it okay, Irena, do I start again? No, it's okay. I just didn't hear the last couple of words, so I don't know why. Words that tell that there's newspapers in Belgium, but I suppose the same in Italy, like bad news. Okay, yeah. Riguardo l'argomento di oggi, noi stiamo lavorando proprio su un comunicato che riguardi anche poi la stampa, perché come
è stato aggiunto, ai giornali piacciono le cattive notizie, quindi si fa un gran parlare sui giornali del pericolo dell'isolamento e del confinamento nel caso di una coppia violenta, no? Del fatto che quindi la vittima e chi porta avanti la violenza possono trovarsi a essere ovviamente nello stesso posto. And this tendency in the world to make complex problems simple by looking to find one cause is universal. La tendenza che c'è un po' nel mondo è quella di voler andare a semplificare cose che invece sono molto complesse, quindi dover trovare una sola causa, no? È una tendenza universale questa. I'm sure Italy too, when there's no masks enough, the press is looking for who is to blame. Quando mancano, no, un po' le certezze, cosa fa la stampa? Cerca la persona da incolpare. Which is not helpful. Il che non è d'aiuto. It's detrimental, maybe. Anzi, può andare a discapito, al contrario. Because then you, how can you be a leader if you are looked at it scrutinized all the time? Perché ovviamente diventa impossibile poi agire come un leader se ci si sente gli occhi addosso costantemente. We were trying to prepare a text and having seeing the same mechanism in violence where there is the tendency forever has been to look for a victim and a perpetrator. E stiamo quindi proprio cercando di portare a termine questo articolo, questo testo, perché il meccanismo è un po' lo stesso che dicevo prima relativo alla politica, questo è relativo alla violenza domestica in cui si vuole trovare una vittima e un colpevole. Because then the world becomes simple. You know who is wrong and you know who has to be taken care of. Perché così il mondo diventa semplice, si identifica chi sbaglia e chi invece ha bisogno di cura. And the world is more complex. Ma invece il mondo è più complesso. So we will present something that is at the same time more complex. Quindi presenteremo qualcosa che sia più complesso. But more humane, we think. Yeah. Ma che allo stesso tempo sia anche più umano, secondo noi. And I just read the beautiful text that Walter Colesso put on the Facebook. E ho letto le belle parole che ha messo su Facebook Walter Colesso. Who is looking also at the positive side. Yeah? Che guarda un po' al lato positivo. I don't know where the numbers come from, Walter, but this news agency, but saying that 78% of the couples enjoy their time together in these corona times. Non so da dove arrivassero i dati che citava Walter, ma dicevano che il 78% delle coppie in questo momento in realtà ha piacere di passare del tempo insieme in questa fase. Instead of only meeting each other after a rushy day before sleep. Invece di rincorrere giornate super frenetiche prima di andare a letto. I read that people enjoy playing cards together and being together. Per esempio, ho letto che alle persone piace fare una partita di carte o comunque sia appunto avere dei passatempi condivisi. Of course, I don't know the value of that research, but 20% fight more. Certo, non sto dicendo che valga per tutti, c'è anche magari un 20% che invece litiga di più. 2%, which still is a lot of 100,000 people, you know, find this situation very negative to live together. E un 2% che invece ritiene che questa sia una situazione molto molto negativa da condividere, e la percentuale sembra bassa, ovviamente dietro magari ci sono tante persone. Last week or 2 weeks ago in the Belgian EFT meeting online, we asked some people who work in violence and Jeff too, that they are more in special services,
what's happening with the couples? And they said, some are doing better now and some are doing worse. It's complex, it's not simple. Nelle scorse settimane c'è stato un incontro online della comunità belga, della comunità EFT belga, e a Jeff e altre persone che si occupano appunto di coppie violente è stato chiesto, anche appunto da parte dei servizi proprio ad hoc per queste coppie, come stesse andando questo periodo per le coppie. Di nuovo, non si può semplificare, il mondo è complesso, ci sono coppie per cui in realtà adesso va meglio rispetto a come va di norma. But if your question was also personal, Andrea? Se poi andiamo sul piano personale, Andrea, sul piano personale della domanda. I go through phases. Attraverso delle fasi. I've been in the first 4 weeks working like crazy to rearrange everything, not earning anything, but rearranging everything. Nelle prime 4 settimane ho lavorato come un matto, senza in realtà nessun guadagno, per risistemare tutto. And sometimes I feel happy because we can go outside, I can sit in my garden in the sun. A volte mi sento felice perché comunque noi possiamo uscire, posso sedermi al sole in giardino. Then suddenly for 3-4 days I feel a dark cloud coming through my body and I don't see the future very well anymore, you know. E poi però magari per 3-4 giorni è come se mi investisse una nuvola nera e smetto, insomma, di avere questo ottimismo sul futuro. Then I have to work to enjoy life. Yeah. E poi allora mi rimetto al lavoro per godermi la vita. I can tell when I call Jeff, it things are better. E vedo che quando chiamo poi Jeff, vedo che lui se la cava meglio. And we get some energy again because there's a goal, something to do. E poi quando lo sento, visto che a quel punto c'è un obiettivo, c'è qualcosa da fare, va subito meglio anche per me. For me it's difficult not to have a vision of the future. So I always have a vision of the future, 1 year ahead, 2 years ahead, I can see what will happen. Quello che trovo difficile è non avere una visione del futuro. Io sono abituato ad averla, no? Sapere che mi succederà fra 1 anno, fra 2 anni. Non averla mi riesce difficile. Now everything farther away than 3 weeks is a fog. Se superiamo l'orizzonte delle 3 settimane, oggi tutto ciò che è oltre quelle 3 settimane è proprio avvolto dalla nebbia. Nothing is clear or certain. Yeah. Non c'è niente di chiaro, di certo. But that's difficult for me. Yeah. E questo per me è difficile. Ah, va bene Andrea, Giulia, va bene questo? Va bene. Ottimo, perfetto. Grande, grazie, grazie. E personale in introduzione di qua parliamo qui, eh? Mm-hmm. Certo, clear. If it's okay for you, Irina, mm-hmm. You would like to ask a question to the participants. Sure. And we would like you participants, if you want to answer, or if there is breakout rooms, I don't know, Julia, is there breakout rooms? Yes. Okay. If you want, we can break up in rooms. Yes. We would like rooms, 2 or 3 people, Jeff? 3 people. 3 people. Okay, so let me set it up. To go to the room. Irina, you have to translate. Okay, now? Okay. Quindi vorremmo fare una domanda, rivolgere una domanda ai partecipanti. E Giulia confermava che c'è la possibilità di dividersi in stanze, giusto? Esatto. Okay. So, Irene, we did this before. I tell a story and you tell the story with intonation and everything. It's okay. So I will be in the room where you are.
No, no, but now I tell a story. Okay, it's okay. It's a simple story, and then I will stop. Mm-hmm. Julia, you put everything in the breakout rooms, but only for Jeff? 3 minutes. 3 minutes? Yeah, maybe 5 minutes. 5 minutes. Yeah. Okay. So, and that we hope will invigorate questions and reflection on your own. Yeah. Okay. Quindi, I'm sorry. You end. And then we go on from that. We will be in touch with what you really need and want. Yeah. Okay. Quindi adesso racconterò una storia e poi ci sarà la separazione nelle stanze, proprio per andare ad alimentare le vostre riflessioni, le vostre domande, in modo che poi, una volta che saremo di nuovo tutti insieme, possiamo ripartire proprio da quelle che sono le vostre domande, le vostre esigenze. Ok. Good. Here we go. You see this couple, they come to you and they come to your practice and they tell you, we fight a lot, and then you feel the tension when they come into the room. You can feel it in your arms, you know, sure, so much tension between these two people. And after meeting them a little bit, you ask, what's happening? And then they say, we fight a lot, we discuss. And you explore that a little bit, not too much. And then you ask this question. And how does it stop? And they tell you, well, sometimes it gets out of hand. And you say, out of hand? And they say, yes, physical violence. C'è una coppia che viene in studio da voi e vi dice litighiamo tantissimo, costantemente. Voi, mentre ve lo dicono, avvertite proprio la tensione della coppia, la avvertite nelle vostre braccia. E dopo un po' che appunto parlate, chiedete cosa succede. E la coppia risponde, litighiamo tanto, quindi poi ne parlate, voi esplorate un po' questa cosa che vi dicono e poi chiedete, e com'è che si interrompe i litigi? Come si interrompono i litigi? Com'è che finisce? E la risposta è che spesso scappa di mano la situazione. La risposta è che la situazione molte volte scappa di mano perché c'è appunto la violenza fisica. So in the breakout room, our question to you is, what is your next intervention? What do you say? What do you do? And also, doing nothing is also an intervention. And you can both think of what do you feel your intervention would be, or you can think of what should your intervention be. It's all the same for us. La domanda che vi lasciamo per il momento appunto in cui sarete nelle stanze separate è: qual è l'intervento, il vostro intervento di fronte a questa risposta? Qual è l'intervento successivo? Cosa direste? Cosa fareste? Oppure il decidere di non dire e non fare niente è un intervento? È da considerarsi intervento? La domanda può anche essere posta in quest'ottica. Cosa sentite che fareste e cosa ritenete che dovreste fare? Ok, you are safe. Whatever you say is okay, yeah? Whatever you will say or think is okay. It's the start of our conversation, yeah? It's to start your questions and our conversation and our answers, okay? So, voglio dire che siete completamente al sicuro, nel senso che qualsiasi cosa diciate va bene, è solo, diciamo, serve come inizio per la conversazione che verrà. Ok, 5 minuti in breakout rooms, si vedere in 5 minuti, bye, ciao.
Okay, Giulia, io potremmo join. No, Irene no, Andrea no, Jeff no, and Liven no. Ok. Tutti gli altri cliccate su join. Genzo is dead. He's gone. So now we can have a drink. Yeah. I'm just seeing there is someone. Cinque ci sono. Walter. So yeah. Walter, I'll put in the 13. Ok, Walter, puoi cliccare su join. Scusa, avevo cliccato prima e non c'era nessuno, sono tornato indietro. Adesso non c'ho più nessun join e non so cosa fare. Allora aspetta che ti rimetto in un in basso dove c'è breakout rooms. Ora dovrebbe esserti riapparso. Guarda se vicino al record c'è scritto Join Breakout Rooms, a basso a sinistra del video. In basso a sinistra del video non trovo. Join Breakout Room. Non so se devo cercarlo in qualche tendina o cosa. No, perché... no, facile, dovrebbe essere facile. Vedi, c'è Share. Non... È a destra, no? In basso a destra. Basso a destra. Dove c'è per registrare anche? Io ce l'ho in alto a sinistra recording, scusate, ma intanto... Bene. Aiuto. Aiuto. Start participant. Mi sento in più, scusatemi, so di essere... No, per te. Non ti preoccupare. Ora ci buttiamo dentro da qualche parte, non ti preoccupare. È che sono uscito perché ero da solo, allora mi sentivo solo, sono tornato indietro. Ma... perché qualcuno è da solo, infatti sto continuando a sistemarli adesso, probabilmente non ero ancora arrivata al numero della tua stanza. Infatti adesso sto finendo di controllare. Abbi pazienza qualche minuto, adesso sistemiamo tutti quanti, non ti preoccupare. Sei da iPad? No, sono da... ok, se no guardavo come era sul tablet. Non lo so, qua mi dice... Adesso ho le breakout room qua sotto da qualche parte. Esatto. E qua c'è breakout room 12, vado dentro lì perché esatto, prima ero in 14. Esattamente. Perfetto. Ciao, a dopo, grazie. Ciao. Ok. So... 5 minutes from now. Oh, they're already 2 minutes there. Yeah. 3 minutes. So they will come back, and then we ask them to, or, and you choose which one seems interesting to start a conversation with. Yeah. Okay. So we can ask to the people, and the ones that raise the hand can share. Okay. Sorry, Liv, I didn't understand. So I don't translate all the feedback to you? No. Okay. We would like Andrea and Giulia to be the guardians and the mediators of the process here. So. Okay. Oh, okay. So we are going to hear some people and then we just say choose some of them. It's one to start a conversation with, and then we will start probably teaching and talking to answer them if the people don't know. The first thing we will say, it is a choice. Yeah. So you made a choice, we also made a choice. Okay. That will be the first thing we say. Okay. You will say that, Jeff, whatever. You didn't speak, so you would say something. Me? Yeah, I'm just wondering, how long do we have to work now? How long is this webinar going to be? 1 hour from now, more. All right, okay. It's good to have an idea to...
Yeah, it's very short. Yes, yeah. Because with the simultaneous translation, it's the half time. Yeah, exactly. Yeah. And the problem is that it's not simultaneous. No. That's the problem. So, Julia, give them a signal 1 minute and then they come back. Yeah. Please, thank you. But this is an aperitif of EFT about your topic. Yeah, we hope that in the future we will do a workshop about this. This is a moment of connection in the community. And meet other therapist, supervisor, trainer of EFT and around the world. This is the spirit of this. Yeah, that's the spirit, and it's wonderful. It's great. I think it's very, very important you guys are offering this. So yeah. Great to be here. So. And everybody wants to come to Italy, which is nice. Yeah. Yeah. Of course. Yeah. Come to, where is that? We are not known for great food and great weather, so. Jeff. What? Great beer. Great beer, yeah. Great food, I would also say great food, but yeah, not everybody knows. Yeah. Good chocolate. Yeah. Good chocolate. Good chocolate, yeah, good chocolate. Okay, so I'm going to close the room, okay? Yeah. Okay. Eventueel PowerPoints klaarstaan, hè? Ja, ik heb eentje klaarstaan. En misschien liever we ook naar een vraag gaan, hè? Ja. Is dat geen goed idee? Wat we zien wel eigenlijk. Ja, en dus iets zeggen van de... We zouden nu eerst niet zeggen van, je hebt een keuze gemaakt. Wij maken ook een keuze. En alles is goed, dus wel validate en... Maar zouden we eerst iets vragen of zouden we eerst iets zeggen? Ik zou het even laten horen. Maar dan moeten ze dat in de chat doen, hè? Ja. When everybody's here, Julia, you ask them to give some answers in the chat and then... And you pick we one. We will ask in the chat. Yeah. Okay. Ok, ci siamo quasi tutti, ci siamo tutti. Ok, benissimo. Ok. Allora, se adesso sarebbe bello se voi provaste a scriverci in chat alcune delle risposte che avete trovato mentre eravate in gruppo, che vi sono venute in mente, che avete pensato, su cui vi siete confrontati, e poi alcune di queste le riporteremo appunto a Livian e Jeff. Andrea non sente più nulla. Ora non stiamo parlando in questo momento. Ora stiamo... Non senti? Ok, ok. Ok. Okay. So maybe Andrea and Julia, you can just pop up some of the answers. Sì, sì, sì. Yeah. Prima abbiamo subito Roberta che ci scrive: farei fatica a validare
e non so se si dovrebbe fare. Poi cercherei di capire cosa spinge la persona che agisce l'aggressività e cosa credo l'altro partner fa. Questo traduco da adesso. Roberta said, at first I would struggle to validate, and I'm not actually sure that I should validate. Then I would try and understand what pushes the person, the aggressive person. So what's the drive for the aggressive person, and what the other partner does. Right, right, great, great. Well, I'm really want to hear some other comments, yeah. But first, I totally understand that this person is so brave to answer and tell us, I'm struggling to validate, and I'm not sure if I want to validate or if I'm able to validate. Yeah. I think, which is really a normal thing here, right? So. If it's Roberta, you see Roberta, she's doing big eyes, she agrees with you. Poi sentiremo altri commenti, però volevo dire che capisco quello che dice Roberta, nel senso che è vero, si fa fatica, sicuramente è coraggioso riconoscerlo, però è normale far fatica e non sapere proprio se si è in grado di validare un atteggiamento di questo tipo. Ok. Io ne ho preso uno abbastanza a caso perché sono tantissimi messaggi e non so maneggiare bene questa chat. E di Antonella. Per me il primo passo indagherei che tipo di violenza, se frutto dell'escalation e quindi facente parte del ciclo o diversamente una violenza per così dire coercitiva da parte di un partner. There are many messages, so it's quite hard to select one, but I would like to point out Antonella's message, who said, I would like to understand what type of violence it is. So if this violence is actually a product of the cycle of the couple, so it's escalation driven, or if it's violence used to obtain something, to force the person to do something. Mm-hmm. Right. Maybe we can, is it okay for you, Levin, that we go into that one to start? It's from Antonella. I was looking for Antonella, I don't find her on the screen. Oh, there you are. Sta cercando Antonella. So, I think this is a very important one, because in EFT there has always been said violence is a contraindication to do EFT. Yeah. And so I think Levin and I, we think for a lot of people who are dealing with violence, that shouldn't be a contraindication. But there are some form of violence that are really not okay to work with. And Antonella said that very well. Neonal? Ok, sì, scusa. Traduco questo punto è molto molto importante, il punto che solleva Antonella. Nelle FT si indica la violenza come controindicazione a una eventuale terapia EFT. Quello che in realtà lì viene io pensiamo è che ci siano sì alcune forme di violenza con le quali non si può lavorare. Però ecco, come già accennava Antonella, il discorso è più complesso di così. Ok. Antonella speaks really from, she speaks really from the two forms of violence that scientific literature is discerning. Yeah. One violence that is motivation to control the other person, in which there is
the relationship is controlled, the other person is not important, it's not a partner, it's somebody to control. And the second form, where we can understand from when we sit with these people, we feel that the violence is one of the actions in a cycle of interaction. That cycle of interaction, like always, is connected to emotions, to love, to attachment. And of course, to be clear, the first form of violence, the controlling form of violence, is still a form of violence we should not take into couples therapy. The second one, though, which is the majority, which is really the majority of the violence happening in the world, is just fit for couples therapy because it is born out of interaction. Thank you, Antonella, for this introduction. You saved us an explanation. Anche proprio a livello scientifico si distinguono due tipologie di violenza. La prima è quella del volere il controllo, quindi è la violenza in cui io voglio il controllo e è violenza che viene fatta su una persona che a quel punto non è più neanche percepita come importante, perché è una persona che io voglio controllare, che io voglio che faccia quello che decido io. Diverso invece è, ed è una cosa che sente il terapeuta, quando il terapeuta sente che la violenza è una delle azioni che entrano nel ciclo di interazione della coppia, ciclo di interazione in cui ci sono emozioni, c'è amore, c'è attaccamento. Nel primo caso, quindi la violenza che Antonella definiva coercitiva, non è, la terapia di coppia non si può fare. Nel secondo caso, voglio dire che è il secondo caso che interessa la maggior parte delle coppie, allora la terapia di coppia è assolutamente indicata. But one of the things is, which is really, really important, that Levin and I wrote about is if the two partners have a desire to stay together and they want to go together to couples therapy and the both of them have hope to recover and to find some better, safer connection together, and therefore they seek out help from a couples therapist, this is a huge indication that probably we are not dealing with intimate terrorism, which is the form of violence that is the cold one, where people just are in a relationship where one wants to dominate and to control. So once people are coming to us and ask us for help dealing with violent escalations, you can be pretty sure that it has a lot to do with attachment. Voglio insistere su un aspetto importante di cui io e Liven abbiamo anche scritto molto. Se due partner vogliono continuare la loro relazione e proprio per questo chiedono l'aiuto di un professionista e quindi vanno in terapia di coppia perché hanno una speranza, la speranza di riconnettersi, quindi appunto si rivolgono a un terapeuta, è molto improbabile che rientrino nel primo caso, cioè che siano una di quelle coppie in cui c'è quello che definiamo il terrorismo intimo, cioè uno dei due partner che vuole dominare e controllare l'altro. Cioè, se due persone vengono da voi, è molto probabile che il tipo di violenza che c'è tra loro sia del secondo, il secondo tipo. So, back to the first answer you guys brought up from the chat, is that where the person said, I'm really struggling to validate, but then I would go and see if I can see an interaction between the couple, and I would and I'm going to assess whether there is some influence and there is this negative dance. I think that's really interesting. That's really a good way of assessing whether we can work and continue EFT or not. Yeah. Whether can we see something of a negative cycle?
Riguardo la prima risposta, no? In cui era stato detto avrei difficoltà a validare, poi cercherei, aveva detto Roberta, no, di capire meglio l'interazione. Ecco, sì, vedere l'interazione anche nel ciclo negativo è proprio quello che ci aiuta a fare l'assessment e a decidere, a valutare se è possibile proseguire. The second thing that Roberta said was also very smart and interesting. Sì, anche la seconda cosa che ha detto Roberta è stata molto acuta e interessante. First, you said, Roberta, I would be struggling to validate. But the second thing you said was, I would try to understand. Mm-hmm. La prima cosa che ha detto Roberta è stata, no, farei fatica a validare, sarebbe difficile validare. La seconda è stata, cercherei di capire. Because we can be when in our offices, when we are general practitioners and we hear somebody talking about violence, we are surprised. In Jeff's office, in the specialized service, when somebody is not talking about violence, he is surprised. What are you doing here? Di norma, diciamo, per i terapeuti come noi, l'elemento di sorpresa è quando una coppia entra e ci parla di violenza, quindi noi ci sorprendiamo quando una coppia ci dice che c'è violenza. Nel caso di Jeff, che lavora in un servizio specializzato proprio sulla violenza, invece, quando una coppia entra e dice che non ci sono episodi di violenza, allora è solo lì che Jeff si sorprende, non nel caso contrario. And of course, thank you, Roberta, for introducing this. We are struggling to validate. That can mean that we are shocked. Yeah. We feel this tendency that I talked about in the society and in the beginning of what our introduction. If we can simplify it and there's somebody to blame, then I get grip of it. Quello che dice Roberta, la ringrazio per averlo detto, è che effettivamente può darsi che ci sentiamo anche un po' scioccati davanti a appunto una coppia che dice una cosa di questo tipo, anche perché quella tendenza di cui parlavo all'inizio, no, al voler semplificare, è una tendenza da cui noi non siamo immuni. Quindi vediamo un po' il barlume di poter semplificare e dire quello è cattivo e quello è buono al contrario e ci aggrappiamo a questo barlume. So if we have this assembly that we know, when our emotions can be that we as therapists are shocked and then our action tendency is to simplify it, when we know ourselves, we can look for an alternative. And we need another explanation, a more humane explanation, to be curious, to try to understand, like also Roberta tried to understand. Se noi sappiamo che davanti a una sorpresa, davanti a qualcosa che ci lascia scioccati, la nostra tendenza all'azione è quella di semplificare, allora possiamo iniziare a lavorare su un'alternativa. Quindi per esempio diventare curiosi verso questa cosa che ci sciocca, provare a capire, come ha detto Roberta. Jeff. And so Levin and I, we made a choice. And it's just a choice. So we thought that we saw a lot of violence and we thought it has really a lot to do with how people interact. And what is clear, it has a lot to do with really strong emotions when people getting aggressive. So it had something to do when we observed, when we watched our sessions and the couples, there was interaction and strong emotions. And people were really talking about love and connection. And so that's where we made a choice. Like if we have this three components, then it's so logical that EFT
could be a wonderful approach to find a roadmap to understand violence in couples. Liven e io abbiamo fatto una scelta in questo senso. Dopo aver visto tanta violenza nelle coppie, abbiamo visto anche che nella gran parte dei casi questa violenza era dovuta alla maniera in cui le persone interagiscono e a delle emozioni forti. E quindi, rivedendo le sedute, vedendo delle coppie, abbiamo capito che appunto era frutto di interazione e emozioni, la violenza, e al contempo che le persone in queste sedute parlavano di emozioni forti. Allora, quando ci sono questi elementi, noi siamo convinti che l'EFT sia perfetta per capire la violenza tra le coppie. Yeah. And there's other choices implicit in what already I go back to Roberta. I mean, Roberta, now you're on the right side of my screen. You move in my screen. Where are you? Now you're there. Yeah. You also make the choice of the psychotherapist. We try to be very straightforward in that choice. Psychotherapy is somebody is suffering or a couple is suffering and they ask for our help and we try to help them in the direction of their hope. So we collaborate with them. Un'altra scelta netta che abbiamo fatto, e mentre lo dico cerco Roberta che mi si muove nello schermo, ora mi era riscappata di nuovo nello schermo, però è la scelta netta di chi fa psicoterapia, cioè qualcuno si rivolge, sta soffrendo e si rivolge allo psicoterapeuta per avere aiuto. E allora lo psicoterapeuta lavora con quella persona per dare quell'aiuto. So when this couple of the example answers my question, and how does it stop the discussion? And they say it gets out of hand, and then I say out of hand, and they say physical violence. They ask for help. That's a choice also. Se, per tornando all'esempio di prima, no? Io chiedo alla coppia com'è che arrivano a una fine questi litigi e la risposta è scappano di mano, e io dico scappano di mano, e mi viene detto che ci sono episodi di violenza fisica, come ho detto prima, stanno chiedendo aiuto, la coppia in quel momento sta chiedendo un aiuto. In fact, they're saying, please help us, stop these terrible things happening to us, destroying our couple relationship. Stanno dicendo che succede qualcosa di terribile che sta distruggendo la loro relazione di coppia. So, also, already there is partly a taking of responsibility. Quindi c'è già in parte un'assunzione di responsabilità. Yes, this violence happens here, or I am violent, or we are violent, and we don't want it. La coppia sta dicendo io sono violento, noi siamo violenti e non vogliamo questo, non è questo che vogliamo. So we trained ourselves to make that choice and to listen in that way. Quello che noi ci siamo allenati a fare è fare la scelta di cui parlavo prima e ascoltare con questi orecchi, cioè con l'orecchio della richiesta d'aiuto. It is an example of that one slide that I showed in the externship, that we therapists sometimes try to make something that is already there. Se ricordate un esempio che ho fatto nel corso della externship con una slide in cui c'era scritto che a volte noi terapeuti ci sforziamo per creare qualcosa che di fatto c'è già, è già lì. So probably I told if we change our eyes, then the world changes. E probabilmente nella externship avrò commentato la slide dicendo se noi ci cambiamo gli occhi, allora cambia anche il mondo. Of course that we don't know if that is really true, but it's a choice.
Ovviamente non possiamo essere sicuri che sia proprio vero vero, però è una scelta. And the opposite, if we do the opposite and we tell them you should take responsibility, because that was the rule in Belgium and in the States before, working with violence, first the perpetrator has to take responsibility, then we can start therapy. Prima, sia in Belgio ma anche negli Stati Uniti, la procedura era diversa, perché la procedura prevedeva che il colpevole, quindi chi portava avanti la violenza, dovesse assumersi la responsabilità. Se noi quindi seguiamo questo e chiediamo l'assunzione di responsabilità, può darsi che le cose vadano diversamente. So, that is also a choice. Jeff, remember what you say, because I want to tell a little dishes story. I was going to do the same, but you know what? Go ahead. Maybe you don't know that one of the dishes. So from this choice, if somebody is already starting to take responsibility, or the couple is taking responsibility, and we tell them, you should take responsibility, we destroy the therapeutic relationship. We are not collaborative anymore, we are controlling. So we become violent to the violent couple in our desire to help. Inside of the couple, it reminds me when I was a young boy, an adolescent, and I tried, we're a family of five, we were five kids, and we had to do the dishes. After the dinner, I went to the kitchen to do the dishes. And before I got there, my mom said, do the dishes. Then I didn't want to do the dishes anymore. So she took my initiative. Yeah. So I became more oppositional. And I looked as if I was an adolescent not wanting to help. Because I was an adolescent wanting to help, but she did not see it. So I became one not wanting to help. Same here, same here. È una scelta anche quella che dicevo prima, no? Chiedere l'assunzione di responsabilità. Però vi porto l'attenzione su un aspetto. La coppia si sta già assumendo responsabilità nel momento in cui entra nel vostro studio e viene a parlare con noi. Quindi, se io, terapeuta, chiedo l'assunzione di responsabilità alla coppia che già se la sta assumendo, io, terapeuta, divento quello che ha un atteggiamento di controllo nei loro confronti. Io, terapeuta, divento quello che ha un atteggiamento di violenza nei loro confronti e vado fondamentalmente a distruggere la relazione terapeutica. Mi viene in mente un esempio, l'esempio dei piatti. Quando io ero adolescente, a casa mia eravamo in cinque figli, e quindi ovviamente si facevano i turni per fare i piatti. Allora, cosa succedeva? Che magari finita la cena, io già avevo in mente di lavare i piatti, magari mi stavo anche già avviando verso la cucina. A quel punto mia mamma mi diceva, devi andare a fare i piatti, vai a fare i piatti. Ecco, il fatto che lei andasse a distruggere la mia iniziativa, perché io già volevo fare i piatti, non avevo bisogno dell'ordine, diciamo, faceva sì che io non solo non avessi più nessuna intenzione di fare i piatti, ma diventassi anche più oppositivo. Quindi poi sembravo il classico adolescente che non ha voglia di fare i piatti. Non era così, ma il fatto che lei non vedesse la mia iniziativa, non vedesse che io volevo fare i piatti, mi portava a diventare oppositivo. E esattamente il rischio che correte con le coppie. So, Lieven, I will continue on your story. But I will try to translate it into therapy, into how I see this what you try to say with your story is really relevant when we take a look at a violent couple. Proseguo Lieven con la tua storia, ma diciamo la traduco negli aspetti più rilevanti quando facciamo terapia con coppie violente. So, if we take a look at Frank and Sophie, I don't know, it's not quite Italian names, but Belgian names, Frank and Sophie, it's a couple. I think we were talking about them yesterday in another webinar.
And imagine Frank being a boy who had many, who had a really hard childhood and who was bullied a lot, and who always felt like he did everything wrong and really alone in the world. Parliamo di una coppia, la coppia di Frank e Sophie, ora mi rendo conto non siano proprio nomi italianissimi, è una coppia di cui parlavamo anche ieri a un webinar, quindi abbiamo Frank e Sophie. Frank è da ragazzo, un ragazzo con un'infanzia, che ha avuto un'infanzia molto difficile, un ragazzo che subisce bullismo ripetutamente e che ha sempre l'impressione di sbagliare, di essere sbagliato, e si sente molto solo. And so we also have Sophie, and Sophie also came from a very, very hard background, and she had a lot of suffering with her being not so healthy, but her parents always said yeah. So there was not enough. They were not so, how do you say it, even. Attuned. Yeah, that's it. Yeah. So in the end, she always struggled with the question, do you guys really take care of me? Anche la Sophie viene da un percorso non facile, perché ha questa sensazione di non essere abbastanza in forma, però i genitori tendono a non dare attenzione, non sono abbastanza sintonizzati con lei su questo aspetto, e quindi la domanda che si fa a Sophie è: ma voi in realtà vi prendete cura di me? And so, because you guys all know EFT, I can go a little bit fast forward. You can imagine that those two people might end up in a negative interaction cycle where, for example, to start with her side, when she feels again alone, she tries to reach out and contact him, but maybe she's doing it a little bit by protecting herself in a more pursuing way, which sounds like, you are not there for me, you're always away. And he answers with just withdrawing, because that's his way of dealing with emotions and with tension and negative interactions. You guys can imagine that? Visto che tutti ormai conoscete l'EFT, vado un po' più veloce e dico che probabilmente queste due persone avranno un ciclo di interazione negativo. Ad esempio, da parte di Sophie, quando Sophie si sente sola, magari cerca la vicinanza del partner di Frank, però lo fa in maniera da inseguitore, quindi magari per proteggersi questa vicinanza la cerca dicendo cose come: non ci sei mai, sei sempre da un'altra parte, tu per me non ci sei mai. E questo porta lui a ritirarsi perché è chi che ha sempre affrontato le emozioni. Sometimes that negative cycle just is very, very strong. So both of them are caught in moments where when she can't feel that he responds to her need, she really starts to blame, saying really ugly things. Not only you are not there for me, she starts always yelling like, and it's you again, it's always been you, and you know what, those little boys back then, they were right, that they punched you and that they bullied you, and so it's just all you. E a volte il ciclo negativo diventa molto forte, quando magari lei non sente una risposta da parte di lui, inizia a gridare, inizia a dire: il problema sei tu, sei sempre tu, anche i bulli che ti picchiavano, perché lo facevano? Perché sei tu che sei così. So Frank
of course, as we also understand Sophie, that Frank, of course, will really try to get away. And he will do probably things like saying, stop trying to leave the house. Just saying like, you need to stop. It's always the same with you, but stop, stop, stop. And that's in fact a part where he really tries to take responsibility for the safety between them. Because his stop really means stop. We need to stop doing this. We're going into this really dangerous zone. I feel that I'm, in a few minutes, I will not be able to control myself. I will get aggressive, and that's not something I want to do because I love you. But that's really too hard to say. It's the only thing you can say is stop. But in a way, that's already a part of taking responsibility for the safety between them. Come noi capiamo Sophie, capiamo la reazione di Sophie, ma capiamo anche la reazione di Frank, che vuole andarsene, cerca proprio di scappare, magari pensa di uscire di casa e che dice basta, basta. E quando Frank dice basta, di fatto si sta già in parte prendendo la responsabilità della sicurezza della coppia. Perché il dire basta che cosa vuol dire? Vuol dire dobbiamo fermarci perché io avverto un pericolo, avverto che sto per diventare aggressivo, avverto che potrei essere aggressivo e quindi la situazione è così difficile che dico basta. Quindi di nuovo sta già in parte prendendo la responsabilità della sicurezza della coppia. But basta means... Yeah, basta means for Sophie, again, you don't hear me, and I'm alone again. So for her, it's really hard to attune with his emotional signal. For her, it's a cue, it's a trigger. So it will continue, and at the end, it can lead to a place where he gets really, really aggressive. With just one important attachment significance, that putting a halt to the negative interaction cycle, because he's drowning and he's getting really overwhelmed by all the negative emotions. Basta che dice Sophie, che il basta che dice Frank per Sophie diventa un ulteriore segnale, il segnale di sono sola, un'altra volta ancora io sono sola, un'altra volta ancora tu non mi ascolti, non ci sei. E quindi diventa difficile poi per Sophie sintonizzarsi su questo segnale emotivo, anzi il basta diventa un trigger. E alla fine allora si arriva all'aggressione da parte di Frank. Quindi il basta rientra in questo ciclo di interazione negativo in cui Frank sente che sta come per affogare proprio. So one day come in therapy and we hear only he becoming aggressive towards her. And we immediately say, hey, Frank, you need to take responsibility. Yeah. And then I really would love to incorporate and to use Leven's idea of try to look at a different way. If we change our eyes, we see different things. The world changes. Yeah. If we would see that this violence is part of a negative cycle where people really try to do other things than just controlling and beating and hurting the other one, but it has a lot to do with trying to get connected with each other and try to regulate the safety between them, and that we can see that also in the violence people really try to take responsibility for
for not ending up in a really, really, really bad place, then we see totally different things. In terapia, se la nostra reazione davanti appunto all'aggressività, al racconto dell'aggressività di lui nei confronti di lei, la nostra reazione è dire, Frank, ti devi prendere la responsabilità di quello che hai fatto, ecco, voglio far mie le parole di Niven, proviamo a cambiare i nostri occhi. Perché se cambiamo i nostri occhi cambia anche quello che vediamo, cambiano le cose e la violenza diventa quindi un elemento del ciclo negativo. Non è solo il semplice picchiarsi, farsi del male per avere controllo, ma diventa allora una delle maniere per in realtà cercare la connessione, per regolare e trovare la sicurezza, una sicurezza per entrambi. Ecco perché possiamo dire che anche nella violenza c'è questa volontà di assumersi la responsabilità per evitare che le cose degenerino e si arrivi a un punto veramente, veramente negativo. Levin, you're still muted. Maybe that's good. So imagine, not at the place where I sketched the example, but this example, that somewhere in this conversation, when we understand Frank and Sophia in this bidirectional way, and that we could say to Frank and Sophia, Frank and Sophia, wow, can we slow down a little bit here? You say so many important things. And then we can validate, yeah? Because now we understand. You say, Frank, are you saying that when this happens between the two of you, and you, of course, Sophia, you feel so lonely and you also start to blame, and then Frank, it's too much, and you try to say stop, and your stop does not work, and you get this feeling inside your body, and you feel this tension is building. Are you telling me, Frank, that you feel it might get out of hand, and that your stop means you want to prevent that? Wow, Frank. Wow, Sophia, you're doing such a great thing for your couple. You feel that this aggression that I can understand, because there's so much coming towards you and it hurts you in your pain from a little boy. And you're trying to stop it and you feel incompetent, impotent to stop it. And remember, at the same moment, probably Sophia is saying you're impotent. Yeah. And you're trying to stop it. Wow, Frank. And you don't succeed. That must be hard. I can understand you ask for help here. And you, Sophia, too, you ask for help too, because you try to reach him and you don't know how. Wow, can I slow you down? Can we stay here? Can we stay here, please? And can you still write a little bit, Irene? Can you still write a little bit? So we found now from Roberta's question a place to understand in the circularity. We can express that. We can see the positive intention. We can name it. And imagine you're Frank, maybe not Sophia, but imagine you're Frank. Imagine that you will calm down in the session, that you feel, wow, this therapist is not blaming me. Wow, I don't have to protect myself here. Okay, I can show a little bit more. So he comes open, then we can eventually show it to Sophia. Look a little bit, open the sweetheart of your, what's his name again? Frank. Frank. Yeah. So, That was one remark, and the other one is that we have to say something about bidirectionality, but we say it later, Chef.
Thank you. Thank you. You're so great, Irene. I know because you're the best translator in Italy. You, I know you can do that. Nobody, I couldn't do that. Ok. Immaginiamo quindi di essere proprio in questa conversazione. In questa conversazione che avviene con entrambi, con Frank e Sophie, no? Quindi Frank e Sophie parlano del fatto che scappa di mano la situazione e c'è la violenza. E come diceva Roberta, può essere difficile validare. Noi potremmo dire, wow, proviamo a rallentare, avete detto delle cose molto, molto importanti, e a quel punto proviamo a validare appunto, dicendo per esempio, quindi Frank, quando succede succedono queste cose, tu Sofia ti senti così sola, e tu Frank dici basta, ci provi, dici basta perché? Perché senti che si accumula questa grande, grande tensione, questo basta è il tuo modo per impedire a questa tensione di esplodere. Wow, Frank, Sofia, quindi è questo che succede, tu Frank senti che appunto si accumula la tensione, ti senti incompetente, ti senti impotente. Ricordiamo tra l'altro noi che probabilmente in quei momenti Sofì stessa dice queste parole, no? O qualcosa di simile, dirà qualcosa tipo sei incompetente, sei impotente in quei momenti a Frank. Wow, questo deve essere davvero molto molto difficile e anche per te Sofia ovviamente è difficilissimo. Proviamo a rallentare, possiamo rimanere su questa cosa? Allora, cosa succede? Che se noi, come dicevo prima, no, ci cambiamo gli occhi e cerchiamo di capire, ma anche di proprio di vedere l'intenzione positiva e diamo un nome all'intenzione positiva, possiamo immaginare che Frank come si sentirà? Frank si dirà wow, cavolo, non mi devo difendere dal terapeuta, il terapeuta non mi sta dando la colpa e allora mi posso aprire, posso essere un po' più aperto. E allora quando Frank si apre e fa vedere un po' appunto di vulnerabilità, allora noi la possiamo mostrare, la possiamo presentare anche a Sophie. Un altro aspetto importante di cui magari adesso parleremo è la bidirezionalità. Ok, you have to say that about bidirectionality. So, in fact, every so-called situational couple violence, when it's in the cycle, is bidirectional. Even if, but Sophia here, in the example, does not hit Frank. But we have to remember that the research says that over 50% of the violence happening, what happens in couples, is also the violence is bidirectional. So the woman hits the man hits the woman, and vice versa. So we can also imagine that Sophia loses it. And before Frank says, stop, stop, that Frankie's stop is towards hit her, hitting him and slapping him and, you know, and he says, stop, stop, stop. That's the majority of violence in couples, bidirectionality. The research says that. Yeah? So also we want to be gender inclusive, it's called, which means that in general, there is not a lot of difference between men and women using aggression and using aggression as the first one. Of course, in the press, la stampa, the television is different, but la realtà is bidirectional and is gender inclusive for most of the violence. Yeah. Quando parlo di bidirezionalità intendo che in quella che definiamo violenza di coppia situazionale c'è bidirezionalità, ossia anche se magari in terapia ci dicono che nel caso di prima Frank è aggressivo nei confronti di Sofia, la ricerca ci dice che nella maggior parte dei casi la violenza è bidirezionale e quindi la violenza e anche dall'altra parte, quindi in questo caso Sofia nei confronti di Frank.
la ricerca appunto parla di una percentuale che è oltre il 50%, ed è una cosa che noi dobbiamo tenere a mente, perché magari, sempre tornando al ciclo negativo di Frank e Sophie, magari nel momento in cui lei perde il controllo e quando lui dice basta, 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 lei lo colpisce e poi arriva la violenza di Frank. Quindi la violenza è bidirezionale e la violenza non dipende dal genere, cioè anche se la stampa ci fa apparire le cose diversamente, la violenza non dipende dal genere, quindi non è solo dell'uomo nei confronti della donna. And until now we only had one explanation for violence in couples, that it was gender directed. Invece sino adesso l'unica spiegazione che si è trovata riguardo la violenza nelle coppie era proprio che fosse diretta, che fosse dovuta al genere, cioè che dipendesse dal genere, fosse una violenza di genere. We all have these voices inside of us because we live in this society that violence is male trying to dominate female when she wants to be independent. E dentro di noi abbiamo delle voci che dipendono dal fatto che viviamo in questa società, voci che ci dicono che la violenza è dovuta al fatto che c'è un uomo che vuole dominare una donna. So when we make a choice for psychotherapy and collaboration and we make a choice for interactional work, then this theory of violence is not helping us. It will make our work bad. Mm-hmm. Se la scelta che noi facciamo è la scelta di una collaborazione nella terapia e se guardiamo all'interazione tra le persone, sentire queste voci, diciamo andare dietro a queste voci che dicono che la violenza è violenza di genere, un uomo che vuole dominare una donna, non è affatto utile. That's why we propose to understand that this we feel in the literature is really new. We propose to understand the violence in a couple from an attachment point of view. È proprio per questo, ed è una cosa abbastanza nuova, che noi proponiamo di leggere la violenza nelle coppie con la chiave, con la lente dell'attaccamento. Attachment and the emotions follows a behavior, we all know that. Attachment and emotions follow the behavior. Attachment situations steer our emotions and our emotions lead to actions. Ok, le situazioni, sappiamo che le situazioni relative all'attaccamento alimentano le nostre emozioni e le nostre emozioni portano a un'azione. We already described how little children hit their parents. Mara, your daughter or son does it, and then you have to stop it. Yeah? Because the most violent human being is the 3-year-old. It's natural, it's biology. Yeah. 1-year-old only. Okay. 2. Okay. But he still does, he already does, she does it. Yeah. Hit you. Puff. To get your attention. So we call this also in couples proximity seeking violence. Pensiamo ai bambini che colpiscono, che picchiano i genitori. Ora guardavo Mara, succede, no? Succederà col figlio di Mara, il bambino che dà i pugnetti ai genitori perché? Perché vuole attenzione. Io di questo essere umano più violento di tutti è un bambino o bambina di 3 anni. Perché? Perché chiede l'attenzione del genitore. Questa è la violenza che noi chiamiamo violenza di ricerca della prossimità. So the process in the adult is still the same. I need you so much, I'm dependent on you, I cannot find you, I get in a panic, then I become angry because you're not there,
And then I do angry things, which is also fighting, yeah? Eating. Il processo negli adulti è lo stesso. Io ho tantissimo bisogno di te, dipendo totalmente da te. Ti cerco e non ti trovo, entro nel panico, mi arrabbio e faccio cose dettate dalla rabbia, come per esempio colpire, picchiare. Then we thought we invented the hot water, Jeff and I. Yeah. A questo punto poi io e Jeff abbiamo inventato l'acqua calda. We did not find it in the literature, the opposite violence. I'm sorry, you go. We did not find it in the literature and we called it distance-seeking violence. Siccome non l'abbiamo trovata in letteratura, l'abbiamo invece violenza di ricerca della prossimità, violenza di ricerca della distanza. Means I still need you, but you come towards me and like you're like a waterfall and you're falling over me and I cannot breathe anymore. And in the end, I want space, I want air. E in questo caso sì, io ho bisogno di te, ti cerco, ma quello che trovo è una sorta di cascata che mi sommerge, io non riesco a respirare, voglio respirare, voglio aria, voglio spazio. So, to go back to Roberta's first answer, I'm struggling to validate what is happening. Once Levin and I conceptualized this two movements of, hey, within the negative interaction cycle, when we really try to trust on the model of attachment, there is a way of understanding violent behaviors in two different ways. There is the proximity seeking behavior or the violence, and there is the distance seeking. And that really helped me to be able to validate people much, much more easier. It really helped me because those words are really, really helpful, because now I was able to say to them, whoa, guys, whoa, what are you telling me? Thank you for telling me. The fact that you guys just told me that it get out of hand means that you guys are struggling with it together as a couple. That must be so hard for the two of you to get stuck in this. And what I hear you say, Sophia, is that you feel so lonely and you would do whatever it takes to get his attention. And then you start yelling. And maybe you will do things where you're not proud of. Maybe you will even hit him. Of course, I get that. And that is a way of validating that validates the human process underneath the violence. And then we can reflect on it and validate that it, in fact, it's really a human thing. It's just a human process. Yeah. Also with the distance-seeking violence. So you translate, and then we have to say some closing remarks, Jeff, because it's time. Yes. We can go 10 minutes, but we need to start thinking of closing. Andando a validare, se noi concettualizziamo il ciclo negativo così, no? Con la lente dell'attaccamento, e diamo queste due definizioni di violenza in cui ricerco la prossimità e violenza in cui ricerco la distanza, allora penso che questo ci possa aiutare a validare le persone con più comodità. Per esempio, a me aiuta molto dire una cosa come wow, grazie di avermene parlato, il fatto che siate stati parlare mi aiuta molto e capisco che deve essere molto difficile per voi, e magari rivolgendomi a lei
a soffrire, tu ti senti così tanto sola, vuoi l'attenzione di lui, che allora inizi a urlare, gridi e magari fai delle cose di cui non sei orgogliosa perché magari capisco, appunto, e capisco e vado a validare il processo umano che c'è sotto della realtà. E questo poi posso riflettere, posso validare, e questo vale sia per la violenza in cui si ricerca la distanza che per quella in cui si ricerca la vicinanza. You're muted. I'm muted. So, both Jeff and I are very sorry that we probably did not answer one tenth of your desires. We knew that would be the case. Maybe we do that in real life somewhere later. If we can hug each other again and touch, you know, which I miss also in life. What we did today is I have to say about the hot water. Then when we wrote the article in Family Process, they said, how can you say that? And then we had to dive into the literature and we found one article that said it before us. So we did not invent the hot water. This leads to, if the basic is, if we can understand, if we see in real life that majority of the violence in couples is interactional, for sure, probably almost 100% of people who come to a couple therapist are interactional in violence. So you can work with it. So when you have a map, a different map than the dominant map to understand it, then you can slow down, you can validate. When people feel validated, they slow down. Our experience is that in this way, the violence disappears very quickly. 2 or 3 sessions, it stops. And then it comes back, because there are fallbacks, but the fallbacks are always a way, because we welcome them, accept them, a way to go deeper, because there are other layers that are touched from the relationship, from youth. And we go slow even more. We become very, very slow in working with violent couples. We are the directors of the sessions, like we are incredibly the boss, but we're soft. We say, yeah, can we slow down? Can you stay here? And we don't go anywhere else anymore. We take one spot in a session. We validate the hell out of them to help them to take responsibility, because Sue said validation is the EFT way of confrontation. So then people get own what they do because they feel we accept and validate it. And we work through it, and it takes time, and we fall back, and there's a lot of complexities. So like poverty and children and alcohol and cocaine and trauma in youth, and there's a lot of complexities. It just means it's complex and it will be slow. But we experience that we can help people, and we have had the opportunity to train specialized services in Norway, in the Netherlands, and in Belgium. And the people are greedy for something else because they're tired of the dominant paradigm, because they see it does not work. It does not stop the violence. It does not help. People don't open. And they're very welcoming this new idea of trying to help from a humane perspective. But of course, we have to warn you, also this approach will not eradicate violence from the world. Okay? It will not end in a peaceful hippie world where everybody is calm and nobody gets angry anymore.
No, no, the human being is the human being and there will be violence all the time. Yeah. So but we think we can help better. Yeah? Better. So that is what you did not get today. And again, we excuse ourselves for not answering your questions. But it was such a good start that we could build the story around the first one we could hear. Okay? Intanto, ma c'è tempo, non ci ti ha risposto neanche a delle domande. Era una cosa che avevamo chiaramente messo in conto. Spero che potremo proseguire dal vivo, intanto perché l'argomento lo richiede, ma anche perché è una cosa manca l'interazione dal vivo. Prima ho detto che avevamo scoperto l'acqua calda, in realtà non abbiamo scoperto neanche quella, perché poi cercando nella letteratura un articolo che parlava della violenza nei termini in cui ne parlavamo noi, l'abbiamo trovata. Quello però che voglio, su cui voglio insistere è che se partiamo dal presupposto che la violenza è una violenza di tipo interazionale, cioè legata all'interazione della coppia e nella vita di coppia, e questo mi sento di dire vale per la stragrande maggioranza delle coppie che cercano aiuto in un terapeuta, allora questo ci dà una mappa diversa da seguire, una mappa in cui ha un ruolo fondamentale rallentare, in cui ha un ruolo fondamentale validare. Quindi se aiutiamo le persone a rallentare, nella nostra esperienza le aiutiamo anche a interrompere la violenza, o quantomeno quello che vediamo noi è che molto velocemente, parlo di 2-3 sedute, la violenza si interrompe. Poi può darsi che ritorni, perché? Perché scendendo, no, in strati più profondi andiamo a toccare delle cose molto profonde e questo può portare a nuove episodi, ma la chiave rimane quella di rallentare. Con le coppie violente andiamo ancora più lentamente che quello che, pardon, che nella norma, quindi andiamo proprio per pezzettini muscoli. Altro punto importantissimo con queste coppie: il terapeuta deve essere il capo. Quindi il capo della seduta è il terapeuta. È un capo molto soft, ma comunque è il terapeuta che si va un pezzettino alla volta. Come dice Sui, bisogna validare finché ce n'è, finché è possibile bisogna sempre validare ancora, per aiutare le persone a prendersi la responsabilità, perché la validazione è il confronto delle FT, quindi è con la validazione che le persone prendono la responsabilità. Noi dobbiamo accettare la complessità. E se noi lo accettiamo, anche le coppie accetteranno quegli elementi di complessità e difficoltà che rimangono, perché magari ci sono problemi economici, perché magari ci sono i bambini, perché magari uno dei due o entrambi hanno subito traumi, perché magari uno dei due o entrambi sono dipendenti dalla cocaina. Però noi possiamo aiutare queste persone. Noi abbiamo fatto training in Norvegia, in Belgio, in altri paesi, e vediamo che le persone hanno fame di questo approccio nuovo. Perché? Perché le persone non sono soddisfatte dal paradigma di cui parlavo prima, il paradigma del genere, dell'uomo che vuole dominare la donna. Noi vogliamo comunicare, fonde il nuovo approccio, che è un'idea nuova, è un'idea nuova, una prospettiva nuova, una prospettiva più umana, secondo me, che certo non porterà a debellare la violenza nel mondo, quindi non è che poi alla fine ne verrà fuori un mondo peace and love con super hippie dove tutti sono felici, perché comunque nell'esterno la violenza c'è. Però sicuramente ci dà modo di aiutare in maniera più efficace. Quindi mi dispiace se non abbiamo risposto a tutte le domande, però sicuramente abbiamo fatto un bel passo partendo dal commento di Roberta. You're muted. Bene. Okay. A new way to describe ourselves. Noi siamo le capo della seduta, ma le capo soft.
ladies and gentlemen, thank you for helping us so much in speaking and being so gentle listening. And I really feel sorry for all the things that I read and we could not answer. I hope, Julia, you and Andrea, you of course save the chat, so maybe it will serve some to start and to know where everybody is. Thank you again, Irene. I told Jeff you're a most wonderful translator, but you are. You can do these long stretches and you can do these voices. It's fantastic. But you become half an EFTer now, eh? Because you're introduced in EFT. I'm halfway, through the process. Well, probably Andrea, Julia, you want to say something, but we can already say thank you, goodbye. See you the next time. Back in Rome soon in November, Andrea. Yeah. We hope. Exactly. Well, ok, forse Irene vuoi tradurre l'IVA in quello che ha detto? Sì, traduco, sì. Vi ringraziamo tutti, soprattutto per la pazienza con cui ci avete ascoltato. Mi dispiace davvero tanto che non siamo riusciti a rispondere a tutti i commenti, però sicuramente Giulia salverà la chat e magari potrà essere lo spunto per una conversazione futura che parta proprio dai vostri commenti. Quindi Giulia e Andrea vorranno probabilmente aggiungere qualcosa, però intanto vi ringraziamo tantissimo, con la speranza di vederci presto, parrebbe a novembre, di poterci rivedere. Bene, bene, grazie tantissimo Jeff, thank you very much Jeff. Leaven, there is no word for the love, for l'amore. L'amore is the word. Grazie, grazie tanto. So, non ho capito. Ah. Ciao. No, we understand. Jeff, we understand. Yeah. Ho capito. So, ciao a tutti. Ci rivediamo in futuro. Ciao, ciao. Grazie.